Voti favorevoli? Seduti in seduto. Immediata seguibilità. Ah, scusa, mi avevo chiesto il consigliere, è giusto, perdona, mi aggiungo solo questo qua. Appena abbiamo avuto i dati da parte dell'Oso che parlava di residui e non residui, come avevamo già fatto a firma dell'assessore Fossi e del sindaco Donato, che avevamo scritto all'Agenzia delle Entrate, con la presenza invita l'Agenzia indirizzo a voler trasmettere l'elenco dei ruoli rendenti distinto di tipologia, tasse e tributo all'Agenzia delle Entrate per dire che cosa avete di concreto. Lo abbiamo fatto già ogni anno per avere contezza, l'abbiamo fatto durante il periodo dell'Oso, e appena noi adesso abbiamo avuto contezza dei residui che stiamo andando a discutere, della situazione dei residui che ci stanno lasciando, ci siamo preoccupati, istanze di accesso in base all'articolo 19 e 20 del decreto legislativo di fila alla riscossione. Stiamo chiedendo all'Agenzia delle Entrate ancora una volta di darci contezza di tutto quello che loro hanno anno per anno, quindi TASI, IMU, TASI, TARSU, INRICO, TARI e via dicendo, anno per anno, partendo 14, 12, 13, 12, 12, 6, 7, 8, di tutti gli anni, perché siamo pronti ad agire anche in base, non sono un giurista, se non erro, l'articolo 172 del codice tributario, a chiedere anche i danni all'Agenzia delle Entrate in base alla risposta che ci darà e di come questi ancora atti sono meno fermi da loro, che cosa hanno fatto per poter riscuotere questo tipo di iniziativa. Quindi non siamo disattenti, voglio ancora una volta sottolinearlo in modo forte che l'amministrazione Donato ha la testa sulle spalle e lavora seriamente per il bene sempre e solo dei cittadini di Chiaravalle. Di quando è questa richiesta? Questa qua è 26 ottobre 2021. Sì, perché quando l'Oso a noi ci lascia tutto, ci dà le date, perché ci credo tutto il meccanismo su te, certo. Ma anche con la... Sì, però si sta dimenticando l'attività, perché evidentemente la distrazione sta superando limiti barricati. L'attività dell'amministrazione su cosa avete fatto parte dal giorno dopo dell'insediamento nel 2016, tant'è che i primi atti prodotti dagli uffici per la riscossione del tributo in conto OSDO parte quando siamo arrivati noi, e l'OSDO era già da oltre un anno e mezzo insediato. L'OSDO lo sapeva. Quindi evidentemente il consigliere Mata questa risposta lui non va bene. No, guarda che non è che non va bene a me, questo è quello che dice l'OSDO. No, questo è quello che abbiamo fatto noi, non quello che dice l'OSDO. A tal proposito si raccomanda all'ente di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva riscossione degli importi inerenti ai residui attivi che trovi in tutte il rendimento, no, questa è una buona ragione di liquidazione in tutti i comuni di questa è la verità, i cittadini non devono sapere. Io volevo solo dire questo, perché mi arrabbiate, perché è giusto che sia così. Io personalmente, come ufficio di ragioneria, non mi preoccupo di quello che ha scritto l'OSU, perché è autonomo, è terzo e risponde a se stesso. Mi preoccupo poi dell'accertamento che devo andare a fare io, perché nel momento in cui, no, questo per essere preciso, perché poi l'amministrazione ovviamente si deve fare carico, e già per rispondere, perché me lo chiedeva durante l'intervallo, durante il consiglio comunale, io già mi sono fatto carico anche dove arriveranno quei minori residui per coprire quelli che sono poi i costi, perché l'assessore Fonti mi dice io devo fare un accertamento ordinario, devo mettere accertamenti per quanto riguarda, però adesso lo dico a me stesso e mi auguro che non sia così, da subito il 2020, il 2019 per quanto riguarda il nostro ordinario, quindi prenderemo soldi del comune per ripianare problematiche del vostro, questo non ci sono dubbi, consiglieri. L'ultimo aspetto che voglio dire, sui 2.990,
La stima rimane incondizionata nei riguardi della professione dell'avvocato Maini. Io ho fatto anche delle lettere per 57.000 euro di recupero che trovate nell'OSM, ma tutti gli avvocati mi hanno già risposto che andranno a vie legali, mi riferisco a delle rami. Ma la domanda che faccio sempre a me stesso, quei 57.000 euro che io posso, vi porto gli atti dell'OSM ovviamente, vanno bene, posso intimare i pagamenti, posso andare avanti, lo dirò poi all'amministrazione, oppure sono delle entrate tra virgolette virtuali. È ovvio che 57.000 euro ragionieri gli servono per poter pagare un professionista, quindi è giusto che sappia pure questo. Abbiamo sempre sottolineato che la filosofia di questa amministrazione è che il termine residuo attivo virtuale non lo vuole sentire. Ma non esiste. Cioè io volevo anche dire che il comune metterà fondi all'indomani per pagare il testimone, all'indomani della pubblicazione del rendiconto di gestione otto, ho inventato il ragioniere a fare già dall'epoca, ti ricordi? Sì, sì, da... cioè, no, di verificare se queste 2.999.000 che peraltro in un precedente atto deliberativo dell'ordine i residui attivi non erano 4.000.000 e passa, ma erano 2.000.000, in 6 mesi diventano 4. Ecco perché quel dato mi sembra perfetto. Ma non è un dato che ho fatto io. Non me lo so che no, ma non è. Tant'è che io dissi al ragioniere, verifica di questi 2.000.000 e 9, che secondo me, secondo se ne prendiamo uno e pure assai, è vero? Ma io volevo solo. Quindi, ma l'hai detto anche al presidente del Consiglio Comunale, anzi avevi detto 400.000 euro. Perché era. Era se tu pensi anche la libera dell'organizzazione. I residui attivi erano meno di 3 milioni, poi sono diventati quasi 5, di cui 2 passa discorsi e 3 da scuola. Ma è un caso che ha accettato l'OSM, non l'ho accettato né io, né il consigliere Rao. Ma io lo devo leggere, e io devo capire che fare. E quindi per me, quel dato, per me, cosa si sta facendo? Quel dato, a livello contabile, non è attendibile, e non lo tengo in considerazione. Come l'organo di liberazione ha il coraggio, per me, ti ribadisco, quel dato non è attendibile, non viene preso proprio né dall'amministrazione né dagli uffici. Quindi mi pare chiaro. Oh, ovviamente resti te, cioè, domani a dire dovresti fare un incasso di 100.000 euro, di quello là dirò vivo lì l'oso. Non è che gli resti su dietro, cioè resta. Quindi di fatto oggi apprendiamo che quello che dichiara l'oso è un dato non veritiero. Cioè, voi state dicendo questo. Attenzione! A me tocca parole, non abbiamo detto. Se non abbiamo detto che non è vero. Abbiamo detto che è di difficile riscossione, se non impossibile. Allora è perdita. Allora è perdita. Oh, ma guarda che qua proprio mi sei interpretazione di queste somme io sono sicuro che ne recupero forse 1.000.000, cioè, vuol dire che stai dichiarando settimo punto, acquisizione del patrimonio comunale, piano di valorizzazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112 del 2008, alienazione, porzione di terreno. Allora, qui ci sono, allora, c'è una situazione pregressa, un esproprio che è seguito, la storia non si può dire perché la signora viene quotidianamente. No, devi dire un'altra cosa. Questa signora viene da decenni per poter definire una cosa molto ma molto importante e che non è mai stata definita e che era in realtà necessaria porre fine. Un esproprio per la realizzazione di agricoltori popolari che poi non sono stati realizzati e che è stato regolarmente pagato, indennizzato, soltanto che risulta ancora in conservatoria e nella misura catastale, risulta la ditta. Si deciderà di regolarizzare acquisendo questo patrimonio che di fatto è pubblico. Per questo verso, ci sono due o tre particelle
di questo procedimento. Poi c'è una richiesta del Giorgio Franca, che è una, la proprietaria di questo immobile, sì, di fronte al comune. Questo immobile che praticamente al suo grande causa aveva una concessione dal podestà, insomma, un pezzo di terreno pesante 200 metri quadrati, sono state fatte rilievi, sono fatte il funzionamento e sono 295 metri quadrati, in pratica trasferire una proprietà, insomma, che di fatto loro hanno. Non era mai stata passata, perché si continuava a rimanere di proprietà del comune, che abbiamo dovuto accatastare, frazionare e poi passare. Vuole fare l'altro trasferimento per aggiornare i dati della stanza. Si tratta di regolarizzare situazioni già consacrate. Questo. Favorevolità? Allora, questa qui l'adesione, l'ottavo punto, l'adesione all'autorità idrica. In realtà che cosa sta succedendo? Con il nuovo governo occhiuto si sono azzerate quelle, sia l'AIC, che era l'autorità idrica calabrese, e sia l'ATO per quanto riguarda i rifiuti. E si sono voluti praticamente azzerare queste autorità per poter creare un soggetto unico, che è l'Arical, questo soggetto unico dove praticamente andrà a gestire per conto anche dei comuni sia la risorsa idrica che sia i rifiuti. Per poter fare questo la Regione Calabria ha individuato un soggetto unico. Il soggetto unico individuato è la Sorical, che ha azzerato la vecchia gestione, che era privata con un socio tedesco, passa pubblica, dove anche i comuni entreranno a far parte con il quota di azionariato e loro gestiranno tutto quello che riguarda la risorsa idrica e i rifiuti. La cosa importante che quindi, e questo si è avviato, e si è avviato con una certa urgenza, infatti il governatore Occhiuto ha dovuto nominare un commissario, perché l'urgenza qual era? Era quella che ormai, per poter accedere ai finanziamenti, e in modo particolare quelli dell'Idrico, ma non solo per la Calabria, per tutta l'Italia, era necessario adempiere a quanto era previsto dalla legge. E quindi si è dovuto subito avviare questo iter, si è dovuto subito trovare questo gestore, un commissario che sta gestendo tutto questo, che gli si dà merito per aver individuato subito questo gestore, facendo sì che oggi possiamo dire che questo meccanismo è partito. A che cosa porterà? Tempi molto lunghi, perché quando parliamo in modo particolare della gestione idrica significa che questa gestione sarà fatta direttamente dalla Sorica. Significa che saranno loro a gestire i serbatoi, saranno loro a gestire la captazione, saranno loro a gestire la distribuzione, saranno loro responsabili della manutenzione. Quindi questo iter avverrà in modo graduale, avverrà con il passaggio di questi beni a questa società, si passerà poi alla gestione vera e propria anche per quanto riguarda i tributi, per quanto riguarda la riscossione, perché sarà poi gestita direttamente da questa società. Praticamente i comuni vengono totalmente tolti dalla gestione di questi due ambiti. Questo avverrà dall'ultima riunione che abbiamo fatto su Alcalanzaro la scorsa settimana. Il commissario Gualtieri e il responsabile Calabretta per quanto riguarda la Sorical. Per quanto riguarda l'Idrico è un iter che loro pensano di poter portare a compimento con la sostituzione dei contatori in tutte le case, il portare i contatori tutti al di fuori delle abitazioni, quindi il passaggio poi di proprietà anche delle reti. Loro ritengono che nel giro di 3-4 anni riescono ad adempiere a tutte queste, norme che sono poi norme che sono di ovvio di legge a doverle applicare. Quindi il compito nostro adesso dei 400 comuni della Calabria è quello di aderire a questo ente di governo della gestione dei rifiuti e del litio. Quindi è un atto dovuto per quanto riguarda questa nuova fase di gestione. Ci sono dei benefici per le cittadine dal punto di vista anche economico? Allora, che cosa succederà?
punto interrogativo. Cosa succede nel momento in cui diventa come una gestione che adesso c'è dell'energia elettrica? Avremo una società esterna che gestisce tutta la rete idrica in Calabria. Quindi nel momento in cui faccio l'esempio anche del lato, no? Lato io ritengo, e qua Stefania potrebbe intervenire meglio di me, che noi della provincia di Catanzaro veramente siamo quelli che subiamo di più, perché siamo quelli che avevamo le discariche, siamo quelli che Abramo era riuscito a far partire come ambito già rispetto a tutti gli altri, che non hanno dove andare a conferire, eravamo quelli che avevamo stabilito con contratto i prezzi per andare a conferire. Oggi, azzerando tutto, noi ci troviamo che i prezzi sono schizzati alle stelle, nelle casse comunali. Vi faccio un esempio, no? La Sorical, per esempio, oggi ci scrive e ci dice: guardate che oggi le cose iniziano a cambiare, guardate che la tariffa non è più, faccio un esempio, 0,16, da oggi è 0,26. È chiaro che noi l'idrico l'abbiamo già determinato con il Consiglio Comunale, la tariffa non vai oggi ai cittadini. E quindi grossissime difficoltà, lo stesso per i rifiuti tu vai a fare dobbiamo andare, quindi ti ritrovi praticamente in una situazione quali sono i benefici sono che tu avrai una società sicuramente che, come anche l'ATEM per quanto riguarda il gas, e nel momento in cui in questi giorni è stato pubblicato il bando per un soggetto unico che gestisce tutta la provincia di Catanzaro e la provincia di Cordoglio, che però chi vince questa gara, che parliamo di oltre 200 milioni di euro, va a garantire che cosa? Gli ampliamenti in oltre 200 comuni della rete del metano. Quindi vincendo una società ha quest'obbligo per poter andare poi a sopperire le carenze che ci stanno sui territori. La Sorical prenderà la nostra rete, noi sappiamo che cosa significa di manutenzione, noi sappiamo che cosa significa carenza idrica, noi sappiamo cosa significa gestire i serbatoi. Quello che oggi noi abbiamo è quello che purtroppo in questa riunione chiesta da noi sindaci, e il sindaco Fiorita si è prestato a poterla fare a Catanzaro, la nostra preoccupazione qual è? È quella che in realtà ci troveremo sicuramente ad un aumento dei costi, ma la cosa più importante è: ma se io oggi ho delle difficoltà sul territorio, se io oggi ho la necessità di fare una nuova captazione, perché voglio un serbatoio mio rifornirlo di più acqua, se io oggi vado incontro ad una spesa, questa spesa poi mi viene riconosciuta da un soggetto che già è attuatore, un soggetto che già è gestore della rete, oppure questo che io oggi vado a fare sono soldi che io vado a perdere? Nell'ultima lettera che ci ha mandato Fiorita, questo non l'abbiamo detto, speriamo di poterci rivedere da qui a breve e avere anche questo chiarimento per poter poi capire anche noi, nell'approvazione con il nuovo anno del nuovo bilancio, a capire se si può anche andare ancora ad investire su una risorsa che non è più nostra, che noi momentaneamente stiamo gestendo per conto di altri, che in realtà già dall'1 gennaio dovrebbe essere alla solita ufficialmente, se domani c'è una perdita a Furna, di poter intervenire e doverla sistemare. Siamo veramente all'assurdo ancora, sicuramente questo ci vorrà ancora del tempo e non ci possono lasciare, in una fase di non governabilità del territorio. Il territorio va governato, il territorio ha bisogno di manutenzione, di interventi seri. Quindi questo qua va fatto, perché altrimenti se la materia rimane in competenza nostra è chiaro che le amministrazioni devono iniziare a capire dove c'è il dispendio, dove c'è la perdita, dove c'è l'abusivismo, dove ci stanno tante situazioni che possono creare delle difficoltà. E purtroppo, e per fortuna, quest'anno, ringraziando a Dio, nonostante la stagione calda che c'è stata, non è stata come lo scorso anno, non riesco a spiegarmi il perché, con pochissimi interventi di chiusura delle reti o di interventi in ripetizione durante l'estate, e poi quello che proprio un po' noi sindaci,
sindaco di Catanzaro faceva proprio un esempio, che lui ancora oggi si vede costretto a dover chiudere i serbatoi la notte, basta vedere le note stampa che ci stanno, però ogni chiusura di serbatoi la notte significa un intervento almeno di 48 interventi sul territorio il giorno dopo, perché nel momento in cui la vai a riaprire purtroppo quello che si crea va a saltare le... Quindi ci sono dei benefici da un punto di vista degli interventi, servizi, servizi, certo, quant'altro, certo. Ma ci potrebbero essere poi dei costi. Lo sappiamo. Allora, c'è il punto interrogativo. In termini di bilancio sono benefici, senz'altro, perché scompare la bilancia. Sì, quello è ovvio. E quindi per come il ragioniere oggi deve fare salti mortali per riuscire a coprire i compensi della solita, è un beneficio a 360 gradi. Bisogna capire al momento attuativo poi le ricadute sulla comunità, che attualmente non è in condizione nessuno di scappare. A parere mio ci vorrà, sì, poco, è chiaro che questa siamo in una fase davvero da sindaco, ti dico, da sindaci, quello che ci diciamo prima passava a loro, forse poteva essere anche il comune che hanno la gestione propria, non hanno solida, è negativo. I piccoli comuni in modo particolare. Per noi che abbiamo un costo di quasi 400, quasi 400, 500 diventa utile per le casse comunali, certo, che tu non riesci, non sappiamo se quello perché il ruolo idrico è quello che registra una minore riscossione, non c'è. Di fatto però ecco il controllo politico della parte acqua non c'è più. No, entriamo come comuni, con aderendo all'accordo, noi entriamo nella società. Allora, la riunione che noi abbiamo fatto al di fuori adesso dagli anni, fase di commissariamento ben bella, c'è stata, si è avviato, grande merito al commissario per aver trovato il soggetto unico. Però adesso dovremmo iniziare ad entrare noi comuni, noi sindaci, come io facevo parte già dei 40 sindaci della Calabria nell'AIC, ad entrare adesso nella gestione vera e propria. Faccio un esempio: non avremmo mai permesso alla Solica di mandare una lettera a fine ottobre e dire guardate che modifico le tariffe. No, le tariffe non le modifica adesso, perché per noi significa far saltare i bilanci. Ogni comune si ritrova con 50, 60, 80 mila euro in più. Cioè, la politica l'avrebbe bloccato, infatti ha detto abbiamo sbagliato, dobbiamo rivederlo, ed è un primo dato. Nella gestione del direttore generale, non capisco perché oggi lo deve fare il commissario, se noi ci stiamo oggi, stiamo entrando nella società, compete ai sindaci. Quindi il direttore generale non ha senso che viene fatta una gara ad ottobre per individuarlo, quando benissimo si poteva fare, quando noi sindaci tutti, le comunità entravano nella società, perché è competenza, lo dice, dell'assemblea dei sindaci, non so se sarà come era prima l'AIC dei 40 sindaci o quelli che saranno, a decidere i criteri di selezione. E ci troviamo un qualcosa già preparato da una gestione politica regionale che ha individuato di seguire questa strada, quindi di percorrere fino ad aprile maggio con il commissario Gualtieri tutte queste definizioni, che poi potrebbero essere, devono essere, dovrebbero essere, ed è giusto che siano, da parte di gestione dei sindaci, quindi con l'autorità costituita effettivamente, con l'assemblea dei sindaci che possono dire anche la loro. Questo. Passiamo alla votazione, favorevole? Unanimità? No. È un obbligo di legge. Sì, l'ho visto, anzi è stato proprio liquidato entro 60 giorni. Sì, no. No. Anche perché se noi non ci costituiamo e si perde il gestore unico, praticamente non è tanto il danno che si fa alla Calabria, è il fatto che la comunità europea non dà i soldi a tutte le altre regioni. La cosa drammatica è questa, perché tutta l'Italia deve adempiere a questo obbligo, e dato che l'unica era la Calabria, purtroppo, infatti se voi siete stati attenti, qualche mese fa con l'AIC, poiché ancora c'era questa difficoltà nella scelta del gestore unico, non poté partecipare ad un bando e si persero dei finanziamenti.
il presidente Manna, allora, che era il presidente dell'AIC, purtroppo non ha potuto partecipare, e quindi diciamo, in questa fase l'attività di Occhiuto è stata molto determinante, perché ha capito che la mano della regione, del presidente, era fondamentale. Era fondamentale, anche perché deve sapere che se vuole prendersi la gestione delle reti deve mettere mano realmente alle casse della regione con finanziamento o altro, perché non può pensare di venire a Chiaravalle a prendersi 100 km di rete così come è combinato, deve sapere le condizioni come sono e gli interventi che devono fare. Va bene, ultimo punto dell'ordine del giorno per quanto riguarda il consigliere Maida. Io la parte premesso che la città di Chiaravalle da qualche anno a questa parte risulta in uno stato integrato, soprattutto per la condizione in cui versano le arterie stradali. Se una strada privata limitrofa alla via pubblica di Corso Gregorio Stagliano e in prossimità delle scuole del liceo dell'Istituto Comprensivo Corrado Alvaro, risulta presente una situazione di pericolo per l'incolumità dei passanti e soprattutto dei tanti studenti che percorrono la predetta zona. Che giungono giornalmente molteplici segnalazioni da parte di numerosi cittadini per la situazione di incuria in cui versano le strade a causa della carenza di manutenzione, che frequentemente si rileva la presenza di branchi di cani randagi sul territorio urbano ed extraurbano di Chiaravalle Centrale, che alcuni cittadini hanno più volte segnalato la predetta preoccupante problematica, che la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere un obiettivo primario da parte di chi amministra la cosa pubblica, che l'amministrazione comunale dovrebbe essere più attenta a dedicare maggiori impegni in termini di sicurezza, strumenti, prevenzione, formazione e soprattutto educazione amministrativa. Considerato che l'amministrazione comunale è tenuta e poi ho riportato una sentenza della Cassazione che vi evito di leggere, che il gruppo Uniti per Unire Chiaravalle Centrale ha segnalato e ha richiesto anche formalmente più volte l'intervento all'amministrazione comunale per far fronte alle problematiche della viabilità e della sicurezza stradale, che la presenza di cani randagi rappresenta un costante pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica dei cittadini, che purtroppo le predette richieste, anche in violazione del regolamento, sono ad oggi rimaste inevase, che dovere e l'obbligo da parte dell'amministrazione comunale, anche per conto di vista della normativa di riferimento, individuare strategie e forme di prevenzione al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Che detta negligenza da parte di chi amministra può comportare notevoli spese per le casse comunali, in quanto sottopone l'ente a continue richieste risarcitorie. Quanto sopra premesso, considerato lo scrivente consigliere, interroga il sindaco di Chiaravalle e l'assessore Arramo di intervenire tempestivamente al fine di mettere in sicurezza l'area media descritta in premessa, di sapere quando intende ripristinare e mettere in sicurezza le arterie stradali di Chiaravalle Centrale, rimuovendo con urgenza l'attuale stato di grande pericolo per i nostri concittadini, causato dallo stato di degrado e abbandono del manto stradale, soprattutto nelle zone rurali, di conoscere quali iniziative intende adottare l'amministrazione donata per fronteggiare il problema del randagismo nel comune di Chiaravalle Centrale. Ove dovesse persistere tale comportamento, di inerzia da parte dell'amministrazione comunale dovessero derivare danni o gravi pregiudizi ai cittadini, lo studente valuterà anche l'ipotesi di presentare un'eventuale risposta agli organi competenti per omissione della attività. Su questo vorrei, se possibile, solo precisare una cosa che sono successe di recenti. E vorrei partire dal primo consiglio, da quello di insediamento, quando ricordo che il sindaco Donato aveva, anche da un punto di vista della sicurezza stradale, non solo in termini di manutenzione, preso un impegno serio con i cittadini, anche con noi che avevamo chiaramente accolto come buon auspicio, il fatto di intervenire per la sicurezza stradale, visto anche quello che spesso succede con i sinistri e l'alta velocità che c'è spesso sul corso. Detto questo, anche l'altro giorno mi sono pervenute diverse segnalazioni, tra cui l'ultima sicuramente sarà poi arrivata anche a voi, di Contrada Carrozza, dove dinanzi ad una ditta di trasporti addirittura gli si allagava, ma aveva più volte fatto questa tipologia di segnalazione, addirittura questo soggetto dice che comprovava a contattare ripetutamente gli uffici comunali, ma non rispondeva nessuno. Addirittura ultimamente si sarebbe dovuto chiamare anche i vigili del fuoco che sono intervenuti, hanno verbalizzato e quant'altro. Per quanto riguarda invece la questione dei cani randagi, la Contrada Carrozza, sì, praticamente gli si allaga. In questo proprio per dirne una delle ultime, ma ce ne potrebbero essere tante altre situazioni di stesso stradale.
Per quanto riguarda i cani randagi, anche questo giovedì si è verificato un episodio abbastanza grave nella zona di Tirigoglio, dove un branco di cani aveva aggredito una signora. Anche questo il marito ha provato a contattare più volte anche il sindaco, in giro che non ha ricevuto risposta. Non so se il sindaco risponde, lo chiedo anche a voi, risponde al telefono, pochissimi messaggi. Io Facebook non ce l'ho, io Messenger non ce l'ho, l'ho staccato. Io ho parlato. No, e uno dice l'ho cercato al sindaco, su Messenger il sindaco non si cerca, su Facebook il sindaco non fa proprio. L'ho staccato, lo sai che significa? Guardate quando mi sono collegato l'ultima volta, no, perché è un modo assoluto. Poi mi sarò contattato l'assessore De Masi sulla circostanza, ha sentito anche me sulla questione, mi aveva detto guarda, è una situazione ormai intollerabile. Ci sono state anche diverse denunce da parte dei cittadini, non denunce alla procura, attenzione, denunce fatte espresse per il comune, segnalazioni anche di branchi di cani che addirittura entravano nelle abitazioni sul pianerottolo di casa, sono state documentate. Qui c'è anche il componente del mio gruppo che è più volte ha provato a segnalare. Cioè, oggi quali sono questi interventi che intende, perché bisogna porre anche rimedio a questo tipo di situazioni di pericolo, non aspettiamo che succeda il danno, perché purtroppo è un fenomeno in continua espansione. Capisco le difficoltà, però è giusto anche intervenire per tutelare. Posso chiedere solo una cosa? Sì. Quali interventi riteniamo di dover fare? Mi può dare una indicazione sul randagismo, che cosa si può fare? Sicuramente si potrebbe già intervenire attraverso l'ASP. Sì. Allora, intervenire attraverso l'ASP, poi certo, segnalando la presenza di cani. No, questo qua l'abbiamo detto, poi. E cercare di trovare una soluzione per porre rimedio a questo tipo, ah, magari con delle associazioni che si occupano appunto dell'accalappiamento dei cani, ce ne sono sempre sul Crotonese. Bisogna trovare insieme delle soluzioni su questo, per porre rimedio a questo fenomeno, perché è un fenomeno. Allora, il consigliere Maida sta dando due soluzioni, partiamo dal randagismo. Non sto dando le soluzioni. No, dice quali possono essere le strade da poter seguire. Dice una, attivare l'ASP, l'altra a calafiare i cani trovando delle associazioni. Certo che si occupa della custodia. Aspetta, la custodia è una cosa, calafiare un'altra. No, ho detto delle associazioni che si occupano per accalappiare i cani. Io a Crotone mi sembra che c'è uno. Ora ci sono. No, so che ci sono delle associazioni che si occupano. L'associazione con 18-20 mila euro. Per capire se in base alle azioni che abbiamo portato noi avanti ce ne erano altri che magari ci sono. L'amministrazione Donato va bene, si è insediata, ha fatto subito una convenzione con quello che lei diceva a Ciro Marina, Torre Melissa, Pet Service, per poter fare questo tipo di situazione. L'associazione non può calappiare. L'associazione non può calappiare per legge, non può calappiare il sindaco, non possono calappiare i vigili urbani, possono calappiare i servizi sociali con gli accalappiacani. Attualmente il servizio di accalappiamento cani dell'ASP di Calanzaro è formato gestito dall'ASP, dove tutte le richieste vengono fatte a loro e poi loro, il servizio di accalappiamento cani, il servizio veterinario di varie aree di Calanzaro, che dice questo servizio degli accalappiamenti cani, gestisce gli 80 comuni della provincia di Catanzaro, in modo particolare anche i comuni di Catanzaro e Lamezia Terme. Potenzialmente, attualmente Catanzaro ha in servizio 4 accalappiacani, di cui uno che non ha purtroppo per alcuni problemi per tutta la provincia di Catanzaro, di cui uno di questi qua non guida ed è un obbligo nella finzione, però purtroppo ha avuto dei problemi. 2 hanno la 104, ho tutte le carenze che possono derivare dalla gestione. Che cosa succede? Fare gli interventi sul territorio. Gli interventi quindi vengono fatti perché i cittadini vengono e segnalano la presenza di cani randagi. I cani randagi
vengono poi segnalate ai vigili e i vigili fanno richiesta al servizio sanitario. Il servizio sanitario di Catanzaro mette nel calendario praticamente degli interventi il comune facente richiesta, in questo caso Chiara Valle, considerando sempre quello che dicevo degli 80 comuni, quindi una rotazione nei vari comuni che se vengo oggi probabilmente, dato che il problema è in tutti i comuni, posso venire dopo aver fatto l'intervento negli altri 80 comuni. E c'è un calendario probabilmente. Ma non è per fare questo tipo, in base alle richieste. Attualmente noi abbiamo fatto gli interventi, pure difficoltà a dirlo, faccio un esempio, il 7 settembre 2022, il 5 agosto del 2022, a giugno del 2022, a febbraio del 2022, ad ottobre del 2021, cioè praticamente 22 interventi negli ultimi quasi 2 anni e mezzo. Che cosa significa questo? Significa che siamo riusciti ad avere la possibilità di far intervenire il servizio di accalappiamenti cani, prendendo 37 cani, 37 catture di cani. Il costo del cane è di 2 euro al giorno più IVA, quindi arriviamo quasi a 2,50 euro. Diceva il ragioniere che secondo semestre siamo altri 20.000 euro da dover pagare. E facendo questa convenzione vengono gli accalappiacani, fanno il servizio sul territorio, prendono il cane, lo portano nella, lo microcippano e lo portano presso questo centro convenzionato con il comune di Chiaravalle. Viene portato nel canile sanitario, sosta lì almeno 30 giorni con tutta la cura, vaccini e tutto il resto, per poi passare nell'oasi. Alcuni di questi cani poi sono stati affidati a chi no? Affidati a quello che è il vero problema del randagismo a Chiaravalle. Il randagismo a Chiaravalle non c'è, ve lo spiega in modo particolare, lo sapete che cosa? Che non ci stanno grandi segnalazioni sul territorio di spazzatura che durante la notte che viene messa dai cittadini viene distribuita, viene la notte aggredita da parte di questi cani. Il problema del randagismo a Chiaravalle è che sono cani di proprietà. Sono cani di proprietà che i cittadini incivili lasciano liberi. Gli accalappiacani vengono anche in reperibilità, se ci sono cani aggressivi, cani morsicatori. I cani morsicatori a Chiaravalle sono in modo particolare due, che hanno creato anche dei danni, sono di privati. Mancata custodia, che li hanno lasciati liberi e che hanno aggredito una ragazza nei pressi del cimitero, un ragazzo in casa Marconi. Cani privati. L'inciviltà è di chi mette da mangiare al cane mettendogli la ciotola davanti a casa e poi il cane va giustamente, fa branco, la cagnetta in calore e si vedono il branco di cani che segue. L'inciviltà è di chi lascia i cani liberi. Abbiamo una situazione drammatica a Sorbia. C'è un'abitazione, i vigili urbani sono stati segnalati più volte, sono venuti a segnalare la presenza di cani in questa casa che vanno su strada, che la gente non può andare neanche a coltivarsi l'orto perché questi cani li aggrediscono. Poi dicono che cosa abbiamo fatto in questo caso. La zona di Pirigoglia è stata segnalata, proprio, vediamo se lo trovo. Si fanno gli interventi perché purtroppo da sole non li possiamo fare, perché si viene per l'identificazione del cane, per capire se il cane che è in quella zona è microcippato, se è di proprietà, perché poi in base a quello che tu riscontri agisci. Se il cane non è microcippato e quello lo riconosce che il cane è il suo, fai la microcippatura, lo verbalizzi perché non era microcippato e registrato, se invece è microcippato ed era libero è la mancata custodia. Proprio in questi giorni in più ho qua da parte dell'azienda sanitaria più verbali fatti a più cittadini per quanto riguarda le identificazioni. In questo caso se dicono 3 cani di razza meticcia tipo maremmano, abruzzese, di cui uno cucciolo di circa 2 mesi, dei soggetti indicati risultano iscritti all'anagrafe e quindi mancava custodia, l'azienda sanitaria procede con il verbale, altri che invece erano provvisti di microchip lo stesso è illegibile in quanto è smagnetizzato. Vengono pertanto identificati 6 cani ad uno, vengono identificati ulteriori cani ad altri, cioè praticamente il servizio veterinario chiamato anche da noi interviene e fa
in località, parlavate proprio di Pirigoglio, la zona A, fa proprio l'intervento dove vengono loro e dove vengono segnalate queste zone e dove località Pirigoglio, località Fota, Spirito Santo, Giardino e via dicendo. Perché poi la realtà seria qual è? Quindi, gli interventi vengono segnalati. Questo qua, questa qua, l'ultima, il 25-11. E il verbale del sì, mercoledì è successo un episodio. L'altro intervento, sempre nella stessa zona, l'avevamo fatto il 12 settembre, questa è la relazione degli acclapiacani che sono venuti. Il problema qual è? In modo particolare l'estate. I cani di giorno non stanno sul sole. I cani di giorno si rifugiano, i cani si rifugiano. Gli accalapiacani montano in servizio alle 8 di mattina e vanno via alle 14. Il turno pomeridiano monta alle 13 e qualcosa e va via alle 19. È difficile individuare. Quindi alla fine loro vengono a Chiaravalle. Loro fanno su Chiaravalle in tutti gli interventi. Va bene, su tutti gli interventi fatti. Le soffiate, poi giornalisticamente parlo. Come? Le soffiate. Vabbè, no, quindi, vabbè, assumo io la responsabilità. Nell'ultima cattura che noi abbiamo fatto nella zona circolare di San Antonio, dove praticamente sono preso un cane, un maremmano bianco di proprietà, che il proprietario è andato poi al giornalista a prendersela addirittura con la moto, se lo voleva portare a Chiaravalle, mi chiamano da Catanzaro, da Atra, dice veramente l'assurdità. Ed è il cane che continua a creare problemi, dove i vigili urbani sono stati invitati a fare maggiore controllo, perché quella è una mancata custodia, mi riferisco alle case popolari e via dicendo. Molti interventi, purtroppo, gli accalapiacani li fanno, purtroppo. Però il discorso si interviene con... C'è un problema praticamente, sia di personale, ma di là, perché non sto qui a dire il perché, potete chiedere alle altre amministrazioni. Ringraziando Dio, Chiaravalle, quando noi li chiamiamo sono venendo sempre, nell'immediatezza. Si concorda con il coordinatore dei vigili urbani e loro vengono e fanno l'intervento. È chiaro che molte volte abbiamo avuto la possibilità di poter riprendere, Enzo Giozzo prima parlava anche della soffiata, purtroppo ti ritrovi anche una panda verde che ti segue e i cani li fanno scomparire, ti ritrovi l'animalista che guarda caso quel giorno viene a sapere che si fa la cattura e i cani scompaiono e cose di questo genere. È chiaro che siamo portati a dire che se dovessimo veramente cercare una cosa del genere vanno denunciati, perché tu il cane te lo puoi anche tenere. Il cane te lo tieni, te lo microchipi, lo accudisci, te lo tieni sotto custodia e non dai fastidio agli altri. Va bene? Quindi questo qua è un problema serio per quanto riguarda questa situazione. E quindi le soluzioni sono queste. Noi le abbiamo messe in campo tutte. È chiaro che molte volte ci sentiamo anche di dire, se c'è un cane dove magari si va a trovare in una proprietà privata, gli accalapiacani nella proprietà privata non possono entrare. Ci deve essere il magistrato che dice, se io trovo un terreno dove ci stanno dei cani, ora ci hanno segnalato nella zona di Serra Liz, questo cane è dentro un recinto di una proprietà privata, gli accalapiacani che vengono non possono entrare. Se il proprietario non ti fa entrare, se tu il proprietario non lo trovi, a meno che non è aggressivo, in questo caso anche il vice urbano lo prende e lo spara. Perché se entrano lo denunciano. Gli animalisti sono pronti là con il fucile ad accertarsi il raggio se è fatto in modo tale da non soffocarlo, di che materiale è fatto e così via. Ed è giusto che sia così. Però è anche chiaro che purtroppo ci sono delle difficoltà. Noi amministrazione, per quanto riguarda il randagismo, abbiamo messo, anche perché è materia mia, abbiamo messo in campo tutte le azioni che si potevano mettere. E per cercare un po' di dare... responsabilizzare i cittadini, capire chi sono. Noi qua, per esempio, in questi due interventi fatti, abbiamo capito che c'erano questi cani che entravano e uscivano da un'abitazione. Il dottore Principato, insieme a Tonino Pileggi, hanno aspettato una determinata giornata, si sono presentati, hanno trovato questi cani segnalati, hanno chiesto se erano o meno di proprietà. Con il servizio veterinario disoperato, tutti i veterinari che vengono sul territorio nostro sanno che devono controllare i cani da pastore, che sono quelli più aggressivi. Quindi i cani, i veterinari venendo nella loro borsa hanno i microchip, se trovano dei cani che riconoscono che sono cani da pastore, vengono microchippati in modo che siano di riconoscimento praticamente da parte del proprietario che li sta detenendo.
a che tipo di detenzione. Quindi si stanno cercando di creare queste situazioni. La cosa particolare che ho detto è l'inciviltà, è di chi vuole bene a questi cani, gli dà da mangiare, se li tiene ma li lascia giù, non sapendo che poi magari, facevo prima l'esempio della Sorbia perché quello Moenzo è andato via, proprio lui anche segnalava questa situazione, che la moglie che è abituata il pomeriggio di andarsene a piedi non se ne può più andare, perché quando arriva in prossimità di qualche casa viene sempre aggredita da questi cani che escono fuori dal cancello. E diventa drammatica come situazione. E se non lo capisce, chi detiene questi cani? Cioè di che cosa stiamo parlando? Questo è vero, vero. Se noi vediamo adesso, non so che razza, ma nemmeno con il collare che mangia presso un negozio dove i vigili urbani sono andati diffidando di togliere quelle cose, e come loro se ne vanno, questa la rimette, e vediamo sempre questo cane e cane, e poi magari ti ritrovi il cane. L'altro giorno abbiamo tenuto un comune, noi, l'altro giorno abbiamo tenuto uno noi, che è un imprenditore di Chiaravalle, poverino, arbusto, e gli è scappato, gli scappa sempre. Venuto la moglie chiedendo scusa, dice vabbè, ha giocato qui in comune con i consiglieri, con i dipendenti, ma se magari c'era qualche cuccioletto che ci voleva giocare e lo avventava, aggrediva la proprietà del cuccioletto. Quindi veramente ci sono situazioni drammatiche e bisogna agire come stiamo agendo, con verbali per far capire che chi vuole il cane solo deve saper registrare, microchippare, tenere e accudirlo. E la mancata custodia purtroppo può avere grossissime poi responsabilità su incidenti stradali o sul tant'altro. Quindi questo è quello che noi ci provo. È chiaro che se noi riusciamo, e concludo per quanto riguarda il randagismo, questi cani che può capitare in vivo, io ai miei, come servizio di prevenzione, ai vigili urbani e al gruppo di protezione civile, gli ho dato, li abbiamo acquistati noi come amministrazione, come consiglieri, è stato un dono che gli abbiamo voluto fare, sia dei lacci riconosciuti da legge e sia un lettore di microchip. Però è chiaro che il lettore di microchip, un vigile urbano, prima di andare a vedere, deve essere sicuro che il cane, perché magari il veterinario che arriva con il bastone a distanza riesce a vedere se è o meno microchipato. Quindi hanno anche loro questa difficoltà. Abbiamo cercato di creare tutte le condizioni anche per poter aumentare magari un maggiore controllo proprio da parte dei vigili urbani sul territorio. Sì. Questo sì. E andiamo anche sulla viabilità. Chiaravalle, non diciamo che dobbiamo sempre tornare indietro, aveva 10 vigili urbani, 10, oggi noi ne abbiamo 3, di cui uno è in astensione ormai da mesi, non sappiamo se rientra, uno che è medico competente lo ha inibito alle uscite esterne per massimo 2 ore, quindi non può fare più turnazioni, non può più uscire sul territorio, e abbiamo una sola vigilessa che ha responsabilità sulla viabilità, sugli atti amministrativi, sulle notifiche e su tutto il resto. Io ieri ho chiamato Caterina perché è qui, mi chiamano dai carabinieri che non riescono a venire sul territorio perché erano impegnati, la macchina più vicina era abbatolato, e per intervenire subito al campo sportivo perché arrivava lei in soccorso. E lei ha dovuto lasciare il servizio che era a Calogero per un'altra problematica seria per precipitarsi da sotto. Quelli di Calogero ieri dicevano, ah, è venuta e se n'è andata, vengo a spiegare che è dovuto andare qua, perché poi addirittura i carabinieri non si sono accontentati che io da sindaco ho garantito che il vigile era là, no, ha voluto che lei sentisse il centro per dire sono arrivato, mi trovo qui, mi trovo al campo, sto aprendo, sta arrivando, è arrivata l'ambulanza, e vi dice tutti i passaggi di quello che stava succedendo. Purtroppo succede anche questo, 3 vigili urbani, 3, di cui 104 con astensione e uno medico competente, tende che lo ha inibito alle uscite esterne alla turnazione, e il servizio massimo di 2 ore esterno, significa in poche parole non può stare seduto più di 15 minuti, quindi alla fine in macchina o seduto alla scrivania, non sbaglio? E quindi alla fine non, abbiamo veramente difficoltà a creare le condizioni di poter avere il controllo sul territorio. E quindi vengo adesso anche alla viabilità. È chiaro che 10 vigili sul territorio dal lunedì alla domenica, di mattina e di pomeriggio, hanno anche un controllo maggiore e quindi maggiore tranquillità e sicurezza sul nostro territorio per quello che sta succedendo, il marciapiedi che magari ci può essere qualcosa che non va, l'impianto di illuminazione che non funziona, situazioni non strade pubbliche ma di area privata, come lì è successo sul corso Gregorio Stagliarò, che uno doveva entrare in un'area, non in una strada, ci sono dei passaggi e quindi lo vedo, quindi non è una strada privata ma è un'area privata di un signore che molto probabilmente
a sua insaputa, perché villeggiava a Davos, perché mi ha chiamato nell'immediatezza pensando che gli avevo detto che il consiglio, che il comune aveva segnalato determinate cose, abbia iniziato a me, poi gli ho voluto chiarire di guarda, non è così, però non devi intanto allarmarti, devi capire che c'è un pericolo, intervieni. E ma voglio sapere chi mi ha creato questo danno, non posso dire io, non posso entrare io nel mezzo. Sicuramente una macchina è entrata nella tua proprietà privata, e entrando nella proprietà privata ti ha creato il danno, lo ha sistemato subito. Quindi che cosa scuole dicendo praticamente, cioè, passando diverse macchine, l'invito del consigliere, quello di far sì che si potesse intervenire subito. Già quella sera alle 11 il figlio della proprietaria di quel immobile si è venuto a procurare, anzi da parte nostra, da parte mia, che poi non avevo neanche a chi chiamare, ha avuto anche il necessario per poter intervenire con una rete e chiudere l'area interessata. Il degrado a Chiaravalle, guardate, il degrado a Chiaravalle che cosa significa? Significa che dal 2016 ad oggi noi abbiamo fatto alcuni interventi. Gli interventi che noi abbiamo fatto, abbiamo capito che devono essere interventi gravitani. Non serve il cerottino ad andare a toccare singole punte. Lo abbiamo fatto sulla strada di Calogero, quella che porta verso la Pinneta, tutta la strada, 200 più 1000 euro. L'abbiamo fatta a San Buco, la strada che da Fracuso va verso il laghetto. Lo abbiamo fatto a Bovarina, lo abbiamo fatto a Russo, l'abbiamo fatto sull'ex ferrovia, l'abbiamo fatto a Piano Castretto, l'abbiamo fatto a Serro Rizzo che collega sul Russo, l'abbiamo fatto via Spasari, l'abbiamo fatto via Luca, il tratto che va dal corso Gregorio Staglianò verso via Luca, lo abbiamo fatto a San Ginini, lo abbiamo fatto a Sorbia, lo abbiamo fatto più volte a Don Diego, lo abbiamo fatto su molti interventi del centro abitato, lo abbiamo fatto a Pellegrino Sotto, lo abbiamo fatto in tante altre parti del nostro comune. Cioè interventi che sappiamo che va fatto un intervento radicale sul territorio, interventi che già abbiamo portato in essere in questi anni, ce ne saranno anche degli altri. Ma mentre ero qui ho cercato di fare un po' di riportare qualche intervento fatto. Non siamo però rimasti senza fare niente, noi abbiamo invitato l'ufficio tecnico a dare risposta a noi e ai cittadini di Chiaravalle per capire la situazione reale del nostro territorio. Ah, volevo ricordare la strada di Lago, che va tutta, quando è stata fatta Sorbia, quando è stata fatta via Spasari, anche tutta la zona che va verso quello che dicevo, poi al confine del porto. Quindi tanti e tanti interventi fatti sul territorio. Che cosa succede? Che praticamente noi ci ritroviamo che lo abbiamo chiesto all'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico ha fatto una ricognizione, ha fatto l'ufficio tecnico uno studio di fattibilità. Uno studio di fattibilità che ha portato che l'intervento sulle strade nostre, quindi non l'intervento a trattare le tube, ma a seguire la strada che abbiamo portato in essere fino ad oggi, è un intervento che richiede circa 1,5 milioni. L'ufficio tecnico adesso, per non trovarci noi impreparati, vorrei ricordare che è stato ormai nella fase conclusiva dei nuovi PNR, dei nuovi POR regionali, sono ormai in commissione bilancio, dovrebbe ripartire quello che purtroppo ormai in Calabria dal 2019 si è fermato dopo che Olivetti è andato via, quindi questa nuova programmazione europea. Là siamo stati bravi ad avere i finanziamenti, cerchiamo di essere già pronti, quindi l'ufficio tecnico in questi giorni sta individuando e quindi dando un incarico ad un tecnico per avere una progettazione per poter aderire subito, se ha la possibilità, ad un intervento serio anche con i finanziamenti che derivano. Se non è così dobbiamo capire, e quindi quello che noi dicevamo, con un bilancio serio e non gonfiato con numeri che non sono veritieri, che poi ti possono portare veramente ad un nuovo dissesto, ma con dati veri, di entrate vere, la posizione che noi potremmo anche avere debitoria da poter anche accedere ad un mutuo per poter intervenire, come viene anche richiesto dalla minoranza, ad un intervento radicale e risolvere il problema. Quindi studio di fattibilità, circa 1,5 milioni di intervento, incarico da un ingegnere che sarà per poter avviare subito la procedura e così trovarci, se è vero che dal gennaio ripartirà la nuova programmazione, ad essere pronti a partecipare. E se questo ci viene in qualche modo impedito perché non ci sono misure, io ricordo
allora mi pare che ha partecipato Stefania e Pina. Noi eravamo entrate in due annualità, una annualità nella zona praticamente di Calogero che ci è stata finanziata, la seconda annualità siamo stati da capo rifinanziati, poi hanno fatto che cosa? I comuni che erano stati finanziati quella annualità li hanno così tolti e permettendo poi agli altri di poter accedere tutti gli altri comuni. Fatto sta che poi ancora oggi da quelli gradatori scorrono altri comuni e purtroppo noi non abbiamo avuto più questa possibilità, erano altri, se non erro, 250.000 euro, sia per la zona di Lago, sia per la zona non ricordo se Pellegrino e via dicendo, che dove erano stati inseriti con progettazioni già fatte. Purtroppo ci troviamo in questa situazione, quindi fattibilità, progetto esecutivo e pronti, o in un senso o nell'altro dobbiamo risolvere il problema, perché siamo consapevoli. Però degrado, non vorrei che si utilizzasse questo termine, situazione difficile sì, ma degrado, degrado no. E io purtroppo o per fortuna esco da Chiaravalle, lo fate anche voi. E vi invito di andare anche in strade di cittadine molto vicine a Chiaravalle, in posti dove praticamente passano migliaia di macchine, di turisti e di tant'altro, per vedere come sono quelle strade, per capire le difficoltà. Non può non passare inosservato che noi abbiamo avuto una misura, da giorni qualche intervento di emergenza viene fatto, che noi abbiamo avuto 25.000 euro di trasferimento per quanto riguarda strade e marciapiedi. 25.000 euro. 25.000 euro significa che sono finanziamenti che devi rendicontare, devi pagare l'IVA, devi dare un incarico. E quindi di opera su strada non fai assolutamente niente, si prende in giro solamente i cittadini. È chiaro che poi torniamo a dire, quando si parlava di residui attivi o di tant'altro, la consapevolezza di quella che è realmente la cassa per poter fare interventi, per poter garantire i nostri cittadini. L'inciviltà del randagismo c'è anche di chi se ne approfitta delle buche. È una denuncia forte che voglio fare, perché danni i cittadini ne subiscono, ma da una buca su strada dove il limite di velocità è 30, ci sono cittadini che fanno richieste di 1.800 euro perché rompono la gomma, rompono il cerchione, rompono l'asse e il semiasse, rompono gli ammortizzatori. Faccio la denuncia che si aggiusta la gomma e si chiede di intervenire con fattura, cose gravi, per riconoscere altri danni. Cioè noi siamo in una situazione tale che poi si arriva ad un contraddittorio e ci si accontenta della sistemazione della gomma. Però se vanno avanti, si è arrivato al punto, ragazzi, di poter veramente chiedere onestamente a chi poi le fatture le fa, a chi sostituisce i pezzi, di portarli e di vederli. Non che io pago l'IVA per avere le fatture come a me servono, e il danno non lo subisce, perché poi, ragazzi, oggi amministriamo noi, domani ci potrete essere voi e dobbiamo difenderlo il comune di Chiaravalle, perché è impensabile, quello che succede quando il consigliere Corrado va a scuola la mattina alle 6 e vede una macchina che va avanti e indietro per mettere la gomma dentro una buca per farsi una fotografia, chiedere i danni e poi ritirare immediatamente la richiesta. Perché e allora lo chiedo anche a voi consiglieri di minoranza, quando ci stanno queste situazioni, di non chiedere magari che fine fa quella pratica, se la pratica va avanti o se la pratica viene trattata, ma a dire c'è qualcosa che non mi convince, fermiamola. Siamo anche noi consiglieri di minoranza a dire fermiamola, perché c'è qualcosa che non mi convince, che non va come dovrebbe andare per il verso giusto. Quindi in sostanza gli interventi sono questi. Un'altra cosa che volevo dire sul randagismo, che può servire, perché ieri abbiamo avuto una conferenza e si sta portando avanti un altro tipo di intervento. Allora, la regione Calabria ormai da più anni ha finanziato un canile sanitario per provincia, Catanzaro ha finanziato un canile sanitario per circa 150.000 euro. È chiaro che tu un canile sanitario per 150.000 euro non lo fai, perché puoi fare la struttura del canile sanitario, però poi devi avere il box e tutto il resto. Questo è un altro ulteriore aggravio di spese da parte dei comuni, perché nel momento in cui
andrà in porto questo tipo di situazione, noi ci troveremo con un canile sanitario unico per tutta la provincia. Questi cani che vengono catturati, invece di andare dove oggi noi siamo convenzionati, abbiamo un costo unico di 2 euro più IVA, dove loro ci fanno anche la cura sanitaria e poi il trasferimento, devono andare invece nel canile sanitario. Il canile sanitario dobbiamo pagare noi. Quindi il canile sanitario deve avere i veterinari assunti che vengono pagati da noi, devono avere il personale che acquisisce i cani che devono essere pagati da noi. Dopo che i cani sostano in questa struttura, ci vengono ritornati per portarli noi nella struttura nostra convenzionata. Quindi il costo non sarà un doppio passaggio. E quindi avremo il costo del canile sanitario, quindi ogni comune in base ai cani che ha questo costo di gestione, quindi spese di veterinari, spese di gestione, mantenimento, strutture e tutto il resto, dopo che finisce questa struttura passa nel canile dove noi abbiamo quest'altro tipo di gestione. Oggi noi il canile ha un obbligo, no? Che è quello che nel momento in cui oggi catturi un cane hanno l'obbligo di microchipparlo, vaccinarlo e sterilizzarlo, e noi oggi non ci sta costando niente. Quindi se il cane che viene a calappiare, certo, e poi ci ritorna sul territorio, non ci crea problemi perché non, essendo sterilizzati. In quel caso questi costi vengono addebitati ai comuni. Quindi è sempre più difficile amministrare. Sempre di più si chiede a noi come amministratori, quindi, nella gestione di tutti questi servizi. E sempre di più devono essere i cittadini. E noi dobbiamo cercare, lo continuo a dire sempre, ancora una sola volta, di garantire sempre di più i nostri cittadini, cercando di dargli i servizi, ma cercando sempre di non fargli gravare sempre di più. Allora, per quanto riguarda la sicurezza stradale, allora, al fine di evitare... Allora, ieri sera è uscita una nota dei carabinieri, okay. Non so se l'avete letta. No. Allora, è uscita ieri sera una nota dei carabinieri, perché ieri ho sentito, sì, poi sì. Mi diceva... Io ce ne dai. Allora... Ma a prescindere dai carabinieri, si potrebbe fare come comune, come amministrazione, un intervento, come si era detto a suo tempo al primo consiglio, di un sistema magari con dissuasori, Allora, ieri sera l'intervento da parte dei carabinieri, cioè sono usciti con un comunicato ufficiale ieri sera, per quanto riguarda gli interventi fatti proprio a Chiaravalle, parlano di oltre 30 verbali, se questo sì, questo l'ho detto, sì, perché che cosa succede? Allora, il problema serio che noi abbiamo, il problema serissimo che noi abbiamo è legato a Corso Gregorio Stagliano. Corso Gregorio Stagliano è una strada nazionale, va bene? Competenza dell'ANAS, dove noi non possiamo assolutamente intervenire nel mettere dissuasori. Cioè dove ci stanno negli altri ambiti sono al di fuori o non sono competenza dell'ANAS, perché gli incontri che abbiamo anche avuto sia con l'ANAS e sia con la prefettura, che cosa succede? Queste strade di grande comunicazione servono e sono necessarie per chi? Per i mezzi anche di soccorso, vigili del fuoco. Non intendevo dissuasori come dossi. Se era possibile avere un servizio di videosorveglianza, o addirittura io avevo pensato, non so se è fattibile, però ho visto che in alcuni comuni esiste questa. Praticamente ci sono delle cabine, come quella che c'è ad esempio a Staletti a Copanello, quella cabina della polizia, quella della polizia di Stato. Quella è una cabina per autovelox mobile, non è una cabina per un autovelox fisso. Però mi dicevano che da alcune statistiche hanno ridotto gli incidenti di ben, mi ricordo se il 75% di quella comunque. Tu vai sempre a Calanzaro, no? Sì. Hai mai visto la macchinetta da bene? No, ma infatti, voglio arrivare a chi? Allora, Chiaravalle con il patto della sicurezza per il marzo, con il prefetto a Calanzaro, stiamo partecipando ogni anno alla videosorveglianza. Non abbiamo quegli indici così alti per delinquenza o altro che ci permette di essere finiti. Questo può essere un po' schifo. E cosa succede? Chiamiamoli dissuasori. Il dissuasore che c'è sulla Laganosa, appena messo, ci ha fatto paura, poi ci dice a che velocità andiamo e abbiamo capito che non fa niente. E quindi i nostri giovani irresponsabili che la sera vanno veloce, alla fine capiscono qual è la funzionalità, come c'è a torre, come c'è l'altra parte, e si capisce come proposto, no? Sempre come idea, perché proposto un'idea, e dotare i vigili urbani di un autovelox mobile e installare
delle cassette della Polizia Municipale, io non so, sto ragionando per ipotesi, delle cassette della Polizia Municipale sul corso, dove praticamente nessuno sa se all'interno c'è o non c'è, perché siccome queste cassette sono per l'autovelox mobile, come quelle appunto di Copanello, nel dubbio, secondo me, il ragazzo che magari... Allora, in questi giorni si sta discutendo tantissimo dell'autovelox messo come statale a simili, che verrà tolto, e tutte le contravvenzioni fatte... Sì, vabbè, quello perché là c'è una... Allora, anche l'autovelox, praticamente deve essere autorizzato dalla prefettura. Certo. La prefettura autorizza l'autovelox solo che sono stati grandi, non oltre quello, grandi casi di incidenti mortali. È autorizzato a Montepone perché ci sono stati due o tre episodi. E quindi questo permette a Roseto Capospunico o a tanti altri, perché anche questo, perché anche la videosorveglianza, che io metto la videosorveglianza, bene, vengo a sapere, non c'è. No, è vero quello che dici, però è fisso quello che dici. Io stavo dicendo proprio un'altra cosa, cioè proprio dotare la Polizia Municipale di un autovelox. Ripeto, non so se come è possibile e come fare eventualmente e creare proprio queste cabine magari sul corso, nelle zone più a rischio, in modo tale che comunque no, mobile no, significa mettertelo in macchina mentre tu cammini, sì, la però, supera e ti... però è previsto per questo funziona la Polizia di Stato, che ci sono delle cabine che loro possono utilizzare per inserire all'interno proprio l'autovelox mobile, cioè loro non devono essere presenti ma possono installarlo all'interno, quindi praticamente tu mettendo diverse cabine anche sul però non lo chiamano perché un per caso è fisso, ma no, perché tu lo puoi spostare, è temporaneo, potrebbe essere, io visto che si parla di proposte, idee, allora, potrebbe essere un'idea, noi avevamo tempo fa con una società che era venuta da fuori e individuato praticamente che cosa questo tipo di sistema è da poter mettere, quindi riconosciuto sempre, garantito e via dicendo, non mi ricordo da dove veniva quella società, da Mese o da dove, Cosenza, e praticamente dove praticamente tu dotavi le auto, tu vedevi una macchina passare anonima su strada e in realtà quella là ti andava a riscontrare questo tipo, però una macchina mobile che va avanti, sì, come per esempio te ne vai sulla superstrada, entri al cimitero, te ne vai verso la Cantara, le macchine ti superano una velocità, non lo sanno che tu sei un questo qua. E il problema purtroppo che sussiste, allora anche la videocamera deve essere evidenziato e quindi riscontrato al momento che io vedo la macchina passare, è chiaro che io, come sta succedendo la segnalazione e il filmino che facciamo, che gli trasmettiamo, io ai carabinieri ho passato più fumi, perché è chiaro, me ne esco fuori dal balcone, i ragazzi hanno passato, li vedono di sopra e molte volte si bisogna che ci sia un modo per poter avere deve essere una misura preventiva. Wenzo è andato via, cioè praticamente considerate che gli interventi dei carabinieri purtroppo qual è? Noi il servizio notturno non ne possiamo fare, perché il servizio notturno lo puoi fare almeno con due vigili e devono essere due vigili armati, quindi anche questo qua ti inibisce la possibilità di poter fare servizio notturno e fare anche e soprattutto posti di blocco, perché alla fine deve avere due vigili armati sul territorio, contornazione notturna, sì, io ce l'ho una notte, si prendono due giorni e poi non ho più il territorio, i carabinieri al momento facevano 8 giorni di servizi notturni. Il maresciallo che veramente sta intervenendo, noi avevamo fatto anche una richiesta ufficiale anche di una conferenza dei servizi come comitato della sicurezza, ma su a Catanzaro per poter parlare di che cosa? Di quello che loro oggi stanno facendo, di quei controlli, e vi garantisco che sono a decine se non centinaia di interventi, perché non è solo il ragazzo di Chiaravalle, no. Chiaravalle diventa anche la sera punto di incontro di tante persone che vengono da altri comuni. L'ultima settimana si parla di oltre 30 interventi, nella settimana precedente quando abbiamo avuto modo di incontrare il maresciallo e di parlare di questa vicenda parlava di oltre 100 e più interventi tra sequestro di auto e verbali falsi. Quindi dico, pure loro sono ormai prese da questa situazione, abbiamo anche i genitori che vengono a chiedere aiuto a noi,
aiutateci. Sì, mio padre dovrebbe essere una misura preventiva. Mio padre non chiedeva un mio padre mi chiedeva un buffetto e la macchina non me la dava. Molto probabilmente. Quindi questo qua anche c'è un genitore che vengono a chiedere aiuto, a dire ah vuoi darci quel perché poi, ragazzi, non facciamo qui noi. Sono 5-6 persone che li sanno tutti, che i carabinieri stanno bersagliando, li sappiamo tutti. Sappiamo tutti. Non possiamo dire di non sapere. Specialmente voi che siete giovani e girate la notte, li sappiamo. Chi sono e sappiamo le macchine. Sono macchine che vengono fermate, che vengono sequestrate, che vengono verbalizzate, vero che c'è? No, i genitori non stanno facendo storia, ma pure dai. Per dire, purtroppo è questo qua. Ci deve essere un paro 3.800.